più rumore, perché il silenzio poco ha da spartire con quel che... Il bilancio comunale sta meglio di, direi, il 50% dei comuni italiani, perché sono già andati in dissesto tanti piccoli e medi comuni e nessuno ne parla. Altri, come dire, non sono mandati in dissesto, ma come Roma, voglio dire, si dice, per chiudere il bilancio mi servono, datemi milioni di euro, se no non chiudo il bilancio, poi potevo dire anch'io forse, piuttosto che Torino, piuttosto che Napoli, insomma le situazioni gravi sono tante. Il problema è il momento in cui siamo, perché De Luca, che ha avuto una lunga esperienza di questo tipo, probabilmente è partito con un entusiasmo e una situazione completamente diversa negli anni passati. Io incontro tanti sindaci, come dire, con ben più esperienza di me, che mi dicono: ah, come si stava bene negli anni 90, negli anni 2000, e noi siamo qua adesso e con questo dobbiamo fare. E c'è una difficoltà estrema soprattutto dal punto di vista della tenuta sociale, perché se noi non possiamo spendere in servizi, non è tanto in investimenti, benissimo, ma i servizi in un momento come questo sono l'unica ancora di salvezza che ci divide da una crisi sociale ben più grande. Sono all'ordine del giorno, ma penso che quello che dico io possono sottoscriverlo tutti, le richieste al sindaco, che è visto ormai come l'unico, veramente l'unico argine riconosciuto tra lo Stato e i cittadini, perché chi è che verrebbe mai in mente di scrivere a un ministro, a un consigliere regionale, al presidente della regione? Si va dal sindaco fisicamente, quindi più di uno, immagino anche voi, trova le persone al di là della dimensione del comune, quindi quanti abitanti ci siano, sotto, sì sì, o di sera. E questo è, prima di tutto, un grande riconoscimento, una grande responsabilità per chi si pensa che possa risolvere i problemi. Ma poi è una grande frustrazione, a seconda di chi è l'attore, cioè noi, o delusione da chi viene, perché poi le modalità operative e anche di risposta sono pochissime, perché è ovvio che il sindaco non trova un lavoro, e se in passato lo faceva, dal mio punto di vista sbagliava anche, perché poi troviamo anche un'amministrazione che è veramente, secondo me, composta, parlo per la mia, ma secondo me potrei fare una foto generale, da qualifiche e qualità, secondo me, disomogenee rispetto al lavoro che bisognerebbe fare. Ero a Roma anche mercoledì a parlare di semplificazione, e il dato del il 10% dei dipendenti comunali sono under 35, cioè il 10%. Quindi quando in un'impresa media, ovviamente questa percentuale è molto più alta, perché è la linfa vitale, l'entusiasmo, è le nuove conoscenze, i neolaureati, quindi tutto il resto è qualcuno che ha iniziato un iter, senza entrare anche nel merito dei concorsi, non concorsi, ma delle qualità che non possono rispondere in un momento di questo tipo alle richieste dei cittadini. Cioè io dico, non ho... Ho un energetico, quindi un consulente, diciamo, una persona che ha capacità di revisione energetica, di fare dei piani energetici in tutto il comune, ma ho 50 commessi in un mondo dove adesso i dirigenti gli mandano SMS. Questo, se in passato c'era bisogno della carta la dai alla segretaria, che la dà il commesso, che la porta in un altro posto, in cui c'era bisogno di questa, diciamo, manovalanza, che adesso ovviamente è totalmente superfluo rispetto alle PEC, rispetto a quello che dovrebbe essere un sistema comunale e statale efficiente. Questo quindi, insieme al groviglio burocratico, blocca completamente l'operatività di un comune che non può assumere, e anche questo è un investimento per in tutte le aziende, per rinnovare quello che è una dinamica aziendale organizzativa. Bisogna investire in assunzioni, perché porto dentro capacità nuove che faranno crescere le persone che ci sono, e magari do degli scivoli a competenze, capacità, età che dovrebbero andare in pensione, mentre adesso ovviamente io trovo persone fino a 65 anni, se va bene, no? Che vanno mantenute, che magari non sono neanche in grado di aprire una mail, è una colpa, però è un dato di fatto, e non posso assumere nessuno. Questo blocca drammaticamente un comune, quindi non ci sono soldi, c'è il groviglio burocratico che è vero, non firma nessuno, perché è l'anticorruzione che viene vista non come
anche dico, una facilitazione nel migliorare i processi, ma come un controllo e una colpa che viene fatta a chi sbaglia, perché poi chi sbaglia c'è, non come dolo, ma come non ho messo una firma, non ho messo un timbro, la data era sbagliata. Quindi nel dubbio piuttosto non faccio, piuttosto che magari anche migliorare. Quindi una macchina bloccata, senza assunzioni, senza soldi, di entusiasmo, tornando alla domanda, ne serve veramente tanto, perché in questo momento le figure apicali, il segretario generale, il direttore generale dove c'è il sindaco, tirano veramente, insieme alla giunta, tirano veramente molto di più di quello che dovrebbero essere le loro competenze. E poi magari ci sente dire, ma gli amministratori devono dare l'indirizzo, non devono fare il lavoro, sì, però se poi non viene fatto ti trovi anche in una condizione in cui è necessario farlo. Quindi oltre alla cosa economica, secondo me vanno, va rivisto completamente il sistema delle leggi.